io ero proprio fuori di me quando dicevo: posso stringerti le mani? Come sono fredde le tue mani? Non ho sbagliato, mi ami. Dimmi che è vero, dimmi che è vero, dimmi che è vero. Questa esperienza per me è un'esperienza importantissima. Ringraziamo a Salvatore, Daniele, a Roberta e Federica che hanno dato la possibilità di poter raccontare il nostro quartiere, le nostre esperienze e come viviamo qui nel quartiere. Lo spettacolo che vi proponiamo è un'apertura al mondo, è un'opportunità per sciogliere l'emozione che trasforma i legami. Questo spettacolo non ha una storia, racconta tante storie che riguardano la vita senza distinzione. Mi dicono tutti quanti, dice Tania, ma che commedia state facendo stasera? Ho detto non è una commedia. E allora cosa fate? Non ci fate ridere? Non lo so, dovete capire quello che stiamo facendo. Vi proponiamo di sovvertire il giudizio e di vivere la vita in funzione del progetto dell'anima. C'è stato un periodo in cui il quartiere non lo volevo nemmeno sentir parlare, ma vedendo crescere tutti questi ragazzini che ci sono, perché è molto popoloso, e mi è rinata la voglia di fare delle cose non per noi che già siamo abbastanza adulti, ma tutti per questi ragazzini che stanno crescendo. Grazie, grazie Catania. Grazie amministrazione di Catania, assessorato alla cultura, grazie Ministero Italiano della Cultura, grazie a voi, grazie Piazza Campo Trincerato, grazie Universo che ci ha portato qua, grazie Passareddu. Grazie Passareddu. La prima volta che ho visto il regista, cioè Salvatore Greco, mi ha fatto molta impressione perché mi ha fatto tante domande. È stato per me, e forse per tutti noi, un richiamo della foresta. Abbiamo tutti bisogno di parlare con noi stessi e per farlo, molto spesso, sosteniamo gli altri, invece di trovare una connessione con noi stessi. Sono stata coinvolta in questo progetto. Ho trovato subito la connessione. Spero che altrettanto possiate fare voi, pubblico di casa. In fondo l'assenza di giudizio è stato il punto di partenza di Salvatore, che ha incontrato quest'inferno in un set americano. Faccio il figurante, piccoli ruoli nel cinema. È successo per caso. Salvatore, che è un regista in quale io ho interpretato un ruolo nel suo film, Esame di Lealtà, mi ha detto: pensavo a dire, perché desiderava che lo accompagnassi in giro dei quartieri periferici di Catania. E credetemi, ne giriamo tutti. E me ne vado in giro senza parlare, senza un posto a cui arrivare. Consumo le mie scarpe, forse le mie scarpe sanno bene dove andare. Essere generosi nel lodare, dal loro credito per i contributi, le idee, le esperienze che condividono. Quante volte non troviamo le parole per dire quello che sentiamo? Quante volte le parole e la realtà sembrano staccate? Quante volte non siamo nelle cose che diciamo? Il migliore utilizzo delle parole è la nostra presa sulla realtà, perché le parole sono potentissime. Le parole la creano la realtà,
e la realtà coincide con il racconto che ne facciamo. La bellezza nelle imperfezioni. Io mi chiamo Maria Lucy e vivo in questo quartiere. E con grande onore, con grande piacere, essere uno strumento di funzione culturale e artistica. Tutto questo illumina la mia vita e spero anche a voi. Ho avuto il dono di diventare mamma, sono una casalinga per mia scelta e sono fiera di esserlo. La dignità è quel valore umano che ci dà la forza di accettare la nostra condizione e di non essere trascinati a fare delle cose che sono contrarie ai sani principi della nostra vita. In ogni gesto c'è un mondo diverso per ognuno di noi. L'intimità è una condizione reale, necessaria e naturale. L'essenza sta proprio in questo dialogo stesso. L'essenziale è invisibile agli occhi. Mettere a proprio agio le persone, sia fisicamente che con amore, facendole sentire protette da danni fisici, sia psicologicamente, facendo sì che non debbano temere di provare vergogna o essere umiliate. Far sì che si sentano libere di parlare, senza paura di ritorsioni. Ciao, sono Cenerentola, sono catanese. Bravi, bravissimi, tutto questo sentire è meraviglioso, mi tocca, ci tocca. Con questo spettacolo mi state aprendo un file, e a voi? Si sta aprendo un file. Provincia di Ferrara, di preciso Lago Santo, il 23 ottobre. Amo i miei genitori e pure mio fratello, che mi manca perché non è qui a Catania ma è fuori per lavoro. Mi piace stare in questo quartiere perché la maggior parte del tempo la trascorro da mia nonna, perché tutti i giorni i miei genitori vanno al lavoro, che si alzano presto, per apparecchiare la tavola. Ciao a tutti, sono Sofia, ho 9 anni, sono nata qui a Catania e sono cresciuta nel mio quartiere, Uva Seretto, e sono felice di vivere in questo quartiere perché ho molti amici, anche se vorrei che alcune persone cambiassero in modo tale da cambiare, migliorare il quartiere, dare un buon esempio a noi un po' più piccoli e per migliorare il nostro futuro. Seguendo la scuola Caronda qui dietro e ho una sorella più grande, una mamma e un papà splendidi che ogni giorno vanno a lavorare per me. Non c'è niente di razionale o difficile. Possiamo essere ascoltati con pazienza e educazione. Ciao! Ciao! Posso aggiungere qualcosa? Sì! Possiamo fare qualsiasi cosa. Abbiamo l'idea di andare al mare, di costruire un'astronave per andare sulla Luna, abbiamo voglia di giocare, di diventare un mago, uno stregone o una stregona. Tutto ciò è possibile, tutto ciò sono i desideri. I desideri sono la morale comune. E la morale comune è l'umanità. Eccoti, ci rincontriamo. Non sei cambiato affatto. Hai ragione, il nostro ormai è un saluto di circostanza. Un po' come due vecchi amici che si rincontrano e si ripromettono ad inoltranza di prendere un caffè. Oppure, perché no, provare a riaprire quella vecchia comitiva. Ma te le ricordi quelle notti d'agosto? Ore ed ore passate ad aspettare una stella cadente. E a volte
arrivava persino prima della risposta ai miei tormenti. Sì, perché tra un brano di Steven Wilson e gli ululati dei cani in lontananza ti inondavo di dubbi e riflessioni che non trovavano spazio nella frenesia del giorno. Luna, chi sei tu? Cosa vuoi da me? Vero, illumini il mio cammino, il mio io. Quando ti vedo così luminosa, gioisco, ti guardo, ti osservo per un'infinità di secondi e penso che sei splendida. Continua a illuminare il mio cammino, ho fiducia in te, perché con la tua luce trovo la strada verso la libertà, la pace. Sei colei che mi osserva, mi dai sicurezza verso un cammino fatto di coraggio. Sogno figlio di Mimma. Ciao Mimma. Sì, sogno figlio di Mimma. Signora, lo sa c'è cosa? Sei più contento, carina. Ora lo sa pure lei. In italiano sono il figlio di Mimma. En français, pour les français, je suis le fils de Mimma. Ogni tanto guardo in alto e vedo una luce, non sempre si vede, non sempre la vediamo. Ci parlo, ogni tanto ci parlo, cioè, non mi rispondi, non per un appunto, non mi ascolta. Ma io parlo. Ma non sono l'unico, non sono l'unico. Tanti, tanti ci hanno parlato bene, ci hanno parlato male, se ci hanno acchiappato, di tutto e di più. Tanti, tanti. Lo passante cantava qui la via, con la cadenza all'uso campagnolo. E la luna, la scena si vedia. Spina di bramuschia e ora